74 anni fa terminava la Seconda Guerra Mondiale. Milioni furono i morti e milioni furono coloro che subirono l'immane massacro. La Prima Guerra Mondiale non ci aveva insegnato nulla riguardo alla convivenza tra i popoli e le etnie. Ancora una volta l'uomo volle dominare sui suoi simili avendo come riferimento una presunta supremazia razziale. Le conseguenze toccarono tutta l'Europa e buona parte del resto del pianeta. Molti dei superstiti tornati fortunosamente a casa dalla guerra e dalla prigionia hanno passato in silenzio la loro vita ringraziando di essere scampati a qualcosa di orribile, ma portando per sempre nel loro cuore e spesso sul loro corpo i segni di quei giorni. Paolo Merli, classe 1922, nel 1940 si trovò in Valle d'Aosta per ottemperare al servizio militare. La guerra era già iniziata, ma in quei giorni le previsioni a riguardo erano ancora positive sul futuro che attendeva noi italiani. Sono nato Borgonovo Valtidone. Valtidone Piacenza, Borgonovo era Merli Paolo. Militari sì, a Cuneo, persi. Val d'Aosta ci sono stato da militare, insomma. Ero negli Alpini e siamo stati a Aosta. Ho fatto mandato il corso della scuola alpina qui. Dovevo fare il corso rocciatore e sciatore. Del 40 e 41 mi dovevano portare, venire qui a Cocchi, ci facevano fare un campo lì. Eravamo sì a Gressanga, avevamo le tende e l'abbiamo messo in piazza di Gressanga, dove c'è la chiesa. Si veniva, si stava tanto posto, sì, in Valle d'Aosta, sì. Andavamo fuori a fare il coro addestramento sempre. Se andavamo lì, sì. Siamo mandato su a Coso, dove c'è la roccia lì, come si chiama? Cioè dove c'è il Gran Paradiso. Lì eravamo lì e si faceva sempre gli addestramenti e facevano fare quell'addestramento lì, poi mi mandavano in Russia. Andavo su dove c'era il cielo di fondo, si andava su piedi. Allora non c'era niente, o piedi o con i muli che caricavi su le nostre merci e andava su col mulo, poverini, ce n'era. Tre muli proprio che noi si guardavamo, erano molti bravi. Era un sogno loro. Abitare qui e far militare era un sogno. Si stava bene. Dopo andavamo nella caserma vecchia degli Alpini. Il battaglione era a Aosta, no? Andavamo fuori. Mi ricordo che siamo andati su dove c'era la polveriera adesso, dove c'è la su no, la posizione. Andavamo su a visitare, mi facevano fare le visite, la polveriera, che era anche giusto, che non lo sapevamo noi, no, che c'era. Io sono andato su in giornata. Poi si ritornava giù in caserma, qui. Io avevo 20 anni, 22, era del 42 o 41. Era quei tempi lì. Sì, da fondo, allora si andava su. Quei momenti là mi sembra che c'era il santo. Santoiene è là al confine dell'Italia, della Svizzera, sì. E l'altra che c'era qui, dove c'è il Gran Paradiso, Cogne, sì, Cogne.
Ah, che bei momenti, cretini. Si andava su in montagna, si devorava le terre della montagna. E noi mi facevano fare tante marce, facevamo una marce notturne, facevamo le marce diurne anche. La becca della nonna, la becca della nonna, perché noi abbiamo fatto anche gli scalatori. Dopo il periodo di addestramento ad Aosta, Paolo Merli venne trasferito a Cuneo. Qui fu inserito nel 4° Reggimento Artiglieria Alpina. Nell'estate del 1941 l'Italia inviò a fianco dei tedeschi in Russia un contingente di 62.000 uomini, il corpo di spedizioni italiano in Russia. L'anno seguente, il 1942, a Cuneo si predispose la partenza della divisione cuneense. Forte di circa 17.500 soldati, il reparto si mosse verso il fronte russo del Don, con 52 tradotte, raggiungendo gli altri reparti facenti parte della nuova armata italiana in Russia, l'Armier. Verso fine anno, anche il reparto di Paolo Merli partì alla volta del Don. Da lì mi ha mandato i militari a Cuneo e poi da Cuneo ho frequentato lì tutta la vita e dovevo cominciare un'altra vita, insomma, per fare proprio il militare lì a Cuneo, nel 4° Reggimento Artiglieria Alpina. Ero nella Cuneese, nella divisione cuneese. Era niente meno che 70 anni fa di più, sì. Era troppo bello perché noi negli alpini ci volevamo bene, proprio sì, anche con gli ufficiali. Galimberti, quello che abbiamo lì, era insieme a noi. Galimberti è morto quell'epoca lì, prima, no? Ed era insieme a noi. Adesso non so se il papà o se era il figlio. Galimberti, si chiamava, che ha nominato la piazza di Cuneo. La piazza Galimberti a Cuneo. Ed era insieme a noi. Lo so che c'era due o tre militari che ci dava la punizione. Quando erano fuori, ci dava il rigore come punizione, il CPR. CPR si davano, e quelli lì ci hanno detto con lui che se non lo smette di dare questa disciplina, noi che era l'unico che era disciplinato nel nostro corpo lì. Di Carogni c'era lui e un altro tenente, era un genovese. Ed erano le carogne più nel nostro corpo, quelli che erano disciplinati. Mi hanno fatto fare. Allora loro l'ho fatto Venasque, dove c'era il corpo degli alpini, Venasque. Era nella 74esima batteria alpina. Noi siamo partiti, tutti i militari del 4° Reggimento Artiglieria Alpina, da Cuneo sempre. O dicembre 42, 4° Artiglieria Alpina, Divisione Cuneese, no? Divisione Cuneese. Cominciavano a fare queste spedizioni qui e mandarli giù nel battaglione Ermir, no? Il battaglione Ermir. Che giusto noi non abbiamo toccato
neanche un fucile, niente. Il battaglione era a mira, si andavano là per rincalzare il 4° reggimento, artiglieria alpina, che là c'era tutto il primo, il secondo, il terzo, il quarto, c'era fino del primo al quarto alpino. Poi chi era nell'artiglieria alpina, chi era negli alpini, non c'era differenza lì. Mi ricordo, no, lo so che era venuto giù tanta neve quell'anno lì. Noi siamo andati giù come prima posizione in Russia, era Nieto Petrovsky, era sul Don lì. Io sono andato là poco, stato là poco perché la guerra era quasi finita. La guerra era finita, Nieto Petrovsky, che poi lì in certi passaggi vengono tagliati fuori dalla mente perché erano tanti. Tutte le cose che si faceva erano fatti, diciamo, non legali. E in Russia mi chiamavano loro italiasco, in italiasco, con l'italiano, Getsuda. E vengo a dire, cosa volete, cosa vuoi? Getsuda, italiasco, niema kleba, niema kukurura, ies malenki, niema molokò. Dicevo che era niente in Italia, che era nell'ora, il tempo di guerra, che era manola, la roba libera, no? Gli acquisti di mangiare, insomma, di vito. Dicevano gli italiani, i gagnete, in russo, niema kleba, niema kukurura, ies malenki, niema molokò, satagiva, niema ricacciusca, italiasco, dobre carasò. Italiasco, che era la persona più civile che c'era anche per loro, anche se sapevano che c'era di dietro una cacciusca. La cacciusca era una bocca da fuoco, un cannone, no? E sparava dei 16-18 chilometri di lunghezza. E allora quando è venuto su quelli lì, i russi mi diceva, rendetevi se potete, perché anzi il medesimo generale Battisti, quel che c'è su Cuneo, che diceva, ragazzi, la Russia sarà la catacomba degli alpini, il generale Battisti. Infatti io, quando lui, siccome che io faceva, ho avuto un momento di fare l'attendente ai due generali, cioè il capitano Battisti, allora era il capitano, sì, e un altro, ho avuto di noi, che poi loro sono rimasti in guerra, sono rimasti là. Degli oltre 230.000 soldati italiani inviati sul fronte russo, circa 80.000 non fecero ritorno in patria. Il rientro in Italia per coloro che non furono fatti prigionieri dai sovietici iniziò i primi di marzo 1943, quando cominciarono i rimpatri in disagevoli convogli ferroviari e con scarsi approvvigionamenti. Viaggi lunghi giorni, quando non addirittura settimane. Dalla memoria di Paolo Merli ritorna il ricordo di essere stato impegnato all'Aives, nella zona di Bolzano.
fino all'indomani dell'8 settembre del 43, quando i tedeschi fecero prigioniere le truppe italiane ormai diventate nemiche. Ancora un treno lo trasportò verso un campo di prigionia in Prussia orientale. In principio mi hanno mandato a raccogliere le patate, quei posti lì dove c'erano le fattorie che coglievano le patate, e noi mi mandavano là a cogliere le patate nei campi. Proprio mi hanno fatto il timbro qui, Funtausen 56, la mia matricola, 5056. Successivamente fu inviato ad Amburgo, nella zona del porto, dal gennaio 1944 al 20 giugno, quando i bombardamenti alleati distrussero le infrastrutture portuali della città. M'han portato a Amburgo e lì andavamo nelle macerie a raccogliere i morti, se c'erano lì morti e via. E poi di lì, poi siamo fermati lì nel Cameroni o nei depositi del porto, dove mettevano dentro un magazzino del porto lì. E di lì siamo stati lì, si dormiva. Lì, eravamo lì con noi tutti prigionieri. E noi, loro mi chiamavano, non mi chiamavano politico. Allora c'era ancora il Mussolini e mi sembra che aveva avvertito, mi sembra, di non chiamarli politico. Internati militari. E ho fatto tempo a fare, andare nelle macerie a raccogliere i disastri, i morti e via. I tedeschi mi chiamavano italiano e mi mi chiamavano, mi diceva: vieni qua, vostro brutto, vuoi un po' di pane? E sì, mi davano il pane. I civili, sì, vi davano il pane. Noi l'unico da fare era riservare le sigarette da dare, e perché c'era il prigioniero che con le sigarette dava il pane, con le sigarette dava medesimo nel frigorifero dei maiali là freschi, ci strappavano il filetto sotto fresco, se lo nascondevano, poi mi davano quello lì e noi si dava via gli amici che fumavano e ci scambiavamo con il pane. Mi hanno portato su, siamo andati a Wilhelmsburg, mi prendevano su col camion, mi portavano là, mi facevano raccogliere lì. Raccogliere, andavamo là a cercare il morto che c'era, perché a Amburgo il 19 e il 20 gli americani sono venuti giù, hanno fatto lì bombardamento del tappeto, e allora noi andavamo lì e mi hanno messo lì da che caperoni lì per dare un segnale di come che sono protetti i militari, un campo di militari, cioè di prigionieri che era lì a Amburgo proprio. Poi abbiamo fatto San Paoli, abbiamo fatto il Disterkai, proprio la zona che andavamo lì, e che alla fine, cioè la fine, quasi la fine, mi hanno messo in un magazzino che portavano la carne fresca
Danimarca non era neutro, no? Danimarca, Svezia, e portavano lì con le navi i maiali ancora freschi da mettere su, davamo su con l'ascensore, portarli nei magazzini dove li congelavano. Ma sono stato lì fin quanto non era stato ancora una zona guardata lì. Perché a Hamburgo in tre o quattro giorni è stata bombardata a catena, sì. Paolo Merli fu quindi mandato nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. Mi ricordo quasi tutto, da dove è stato, la prima volta che mi ha messo, sono stato nel campo di Bergen-Belsen, sì. E lì ho fatto per circa, perché poi lì cambiavano i prigionieri, e ho fatto per circa 2 mesi lì. Eravamo lì con il camion di trasportare i cadaveri. E ho passato lì un paio di mesi lì che prendevano i morti, anche gli ebrei. Noi avevamo il campo degli italiani e gli ebrei avevano la sua caserma ed erano lì, che si capivamo perché erano tanti italiani che venivano da Venezia, che erano gli ebrei, e lì sì, avevano in mano già i tedeschi, mi fai piangere. L'unico che ti posso ricordarti è che pensavo a mia mamma e non mi veniva più la filosofia. Mi veniva più la filosofia. Filosofia, sì. Pensavo come fosse stato te e il Signore vederli adesso dopo una giornata o dopo una settimana. Mi era scappato e non ci li vedevo. E eravamo là proprio, eravamo sotto i tedeschi, proprio i prigionieri. Allora là eravamo ancora a Gefangenkrieg, prigionieri di guerra. Si fa presto cancellare la memoria lì, perché è una bella tirata d'anni, Cocane, si può dire che noi loro abbiamo fatto gli anni di Mussolini, abbiamo fatto una mucchia di eravamo sotto le armi, eravamo. La liberazione del campo di Bergen-Belsen avvenne ad aprile 1945 ad opera delle truppe britanniche. Paolo Merli, come prigioniero militare, fu liberato dagli statunitensi tra il 26 e il 28 agosto 1945. E
venuti giù gli americani, è venuto l'AMA, ma è liberato una parte gli americani, una parte i russi. Mi hanno portato giù a Mittenwalde, la disinfettazione, sì. Poi sono venuto da Pescantine, mi hanno distribuito, mi hanno spedito col treno, sono venuto fino a Stradelle col treno e poi mi hanno liberato.